Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui parleremo di alcune cose. Allora, prima di tutto una piccolissima premessa: se vi arriva odore di cipolla, ho appena mangiato un kebab. Volevo ringraziare tutte le persone che nel precedente video sul Surface, quello registrato direttamente da YouTube, nel quale ho scritto nella descrizione che è stato registrato direttamente da YouTube e che l'ho scritto nella descrizione e l'ho anche detto a voce nel video, e che mi hanno detto come registra di merda il Surface. Ragazzi, ho detto che ho registrato direttamente da YouTube, mi sono anche scusato per la qualità. Gente che ha detto che è rimasta sorda, cose del genere. Ragazzi, c'è sempre stop e chiudi per i video, ve lo voglio ricordare. Parliamo di Surface Pro. Nell'ultimo video ho parlato di Surface, Surface? Ho parlato di Surface Pro. Mi era appena arrivato e ho deciso di restituirlo. Vi do le mie motivazioni. Allora, innanzituto, questi sono due Surface Pro RT. L'RT sapete benissimo che mi è arrivato tempissimo fa. Io sono distrutto dal lavoro, quindi vabbè, fate caso a come sto. Tanto sono cesso, pure se mi aggiusto. Allora, prima differenza tra RT e Pro: il peso, che è decisamente più, cioè si sente decisamente di più. Anche se comunque rimane più leggero di un MacBook Air. Il problema è la trasportabilità eccezionale, però usarlo come tablet è un po' scomodo perché pesa. Ma il problema non sarebbe neanche quello. Lo spessore, forse vi riesco a far vedere i due Surface messi vicini. Ragazzi, non fate caso, non so neanche se la messa a fuoco va, però. Vabbè, questi sono i due Surface messi uno di fianco all'altro. C'è abbastanza differenza di qualche millimetro. Il problema grosso di questo aggeggio qui è che voi lo utilizzate così, così, un attimo, così appoggiato alla scrivania con la cover aperta. E fin qui niente di nessun problema, anche perché la cover ha la tastiera, la Type Cover, e ha questa funzionalità eccezionale che, oltre ad essere di qualità molto alta, è anche molto comoda da usare ed è separata dal corpo del Surface, quindi non scalda. Non abbiamo sotto nessun componente che scalda, problema che ha per esempio un MacBook Air o un qualsiasi portatile. Quindi scalda questa parte. Il problema, ed è il motivo principale per cui lo restituisco, perché sullo store di Microsoft si hanno 14 giorni per restituirlo, così come in Apple e cose del genere, e ditte serie, è che questa parte qui non è che scalda, diventa incandescente. Diventa talmente incandescente che nel momento in cui voi fate: ah, ok, adesso me ne vado a letto, prendo il mio tablet, me lo ripiego e me lo porto a letto. Voi fate: adesso vado a letto, oh, porco Giuda! Cioè, è una cosa allucinante. Scalda veramente tanto. Ci sono delle fessure qui che voi non vedrete mai. Ok, vabbè, ma che me ne frega, andatevela a vedere su un altro video sulle foto del Surface, che fanno fuoriuscire l'aria. Peccato che questa cosa è che il Surface sia talmente compatto che l'aria esce, sì, ma in maniera molto lenta, non ce la fa. Quindi usare un quarto d'ora il Surface su desktop scalda tantissimo. Aprire un gioco non ve lo dico. E io non so se mi sto a riprendere bene, vabbè. Qual è il problema grosso? Che principalmente si attivano le ventole e ci vogliono almeno 20 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti per raffreddarsi. Ma raffreddarsi non vuol dire che si raffredda, come per esempio l'RT che non scalda proprio quasi, quasi per niente, o un iPad mini, perché ce l'ho di fronte, perché sta reggendo la telecamera in questo momento. Il problema grosso è che diventa tiepido, quindi già voi utilizzate un tablet che è tiepido e averlo in mano è scomodo, cioè non dà fastidio, ragazzi. Il problema è che già usandolo anche come tablet, quindi con le applicazioni per RT, insomma per Windows 8, Metro, eccetera, c'è la Modern UI o come cazzo l'hanno ribattezzata, scalda comunque. Cioè, se io non vado proprio sul desktop, non apro applicazioni pesanti, giochi o quello che è, e comunque ci faccio le cose normali, mi vedo un video su YouTube, ci navigo su web, comunque scalda anche il vetro. Per quanto scalda, si scalda anche il vetro. E ragazzi, secondo me è inutilizzabile. L'RT non ha questo problema. Un po' scalda sul retro, ma è poco, cioè utilizzabile. Per assurdo è più utilizzabile l'RT che il Pro, se non fosse lento l'RT.
Questa prendetela come una mini recensione del Surface Pro, perché io l'ho usato per 2 giorni e non è cosa. Nel frattempo, cosa è successo? Che mi hanno proposto, qualcuno ha risposto all'acquisto del mio portatile MacBook Air, che era la penultima generazione, quindi preso a gennaio. E questo signore, che è stato molto gentile, ha preso l'Air, me l'ha pagato subito e io gliel'ho spedito immediatamente come da prassi, perché io quando acquisto voglio che mi si spedisca velocemente e ci sia comunicazione dal venditore. Quindi la stessa cosa la faccio io quando vendo. Do comunicazione e soprattutto, questo era un annuncio pubblicitario quasi. Morale della favola, alle 3 vado a spedire l'Air, alle 3 e mezza parto per Roma Est e vado a prendermi il MacBook Air 13 256. Con, ovviamente, come sapete, il chipset nuovo, l'Haswell, penso che si pronunci. E ragazzi, bello, bello. Ho preso il 13, autonomia dichiarata 12 ore, autonomia che ho riscontrato io, cioè no, scusatemi, no, che ho riscontrato io, perché io non l'ho provato per così tanto tempo, purtroppo con il lavoro non ho avuto tempo. L'autonomia residua che mi dava il Mac, sia OS X sia Windows, perché ci ho installato Windows 8, va bene? Problemi? E all'incirca varia tra le 8 ore, 7 e le 8 ore. Ovviamente bisogna vedere poi la luminosità, il tutto attivo o disattivo, il wifi, che ci sta a fare, che non ci sta a fare, eccetera, eccetera. Piccole, diciamo, impressioni. Il portatile vola. Vola sotto OS X. Vola tantissimo sotto Windows 8, ma tanto, 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 tanto. Ho visto che c'è effettivamente un incremento con l'HD 5000 nei giochi, incremento di prestazioni, e anche se devo provare giochi un po' più avanzati, ho provato poche cose. Però sembra questo chipset, questo HD 5000, un passo in avanti rispetto alla 4000, il che non è male. Ovviamente non possiamo pretendere di farci girare full HD, anche se lo schermo neanche c'è, però risoluzione alta, dettagli alti soprattutto e cose del genere, però funziona molto bene. Importabilità, un portatile che vi dà dichiarate diciamo 10 ore di autonomia, di cui sotto utilizzo intensivo probabilmente un 2 ore e mezza 3 le fa, normalmente sarebbero state 4 ore e un'ora scarsa con le ventole a palla, perché questi sono gli utilizzi reali, non è male. E è veramente molto veloce. Scalda sotto la tastiera, solito problema di tutti i portatili, dell'Air in particolare, dove si poggiano le mani scalda. Ragazzi, purtroppo non ci si può fare un cazzo. Sotto OS X purtroppo il problema è più accentuato, perché dobbiamo giocare con mouse e tastiera. Probabilmente ci sarà qualche joypad, qualche modo, io neanche lo so, ma non mi interessa, perché sotto OS X non ci sono giochi. Sotto Windows il problema non si pone relativamente, perché si usa il joypad dell'Xbox, attacchiamo e via, anche se alcuni giochi vanno fatti con mouse e tastiera. Che altro dire? Ho avuto problemi con Minecraft. Gioca a Minecraft? Sì, gioca a Minecraft. Che funziona con il Java. Ah, è un'altra cosa importantissima, devo dirvi. Comunque, ho avuto problemi con Minecraft. Presumo che sia un problema tra Java per OS X e l'HD 5000 con driver o non ottimizzati o vecchi sotto OS X, cosa che è scontatissima perché Apple i driver non li aggiorna praticamente mai. Infatti ho installato Windows 8 e i driver erano vecchi, quelli di bootcamp. Ho messo i driver più aggiornati e c'avevano almeno un paio di mesi di differenza, 1 o 2 mesi di differenza. Io vedo il video che è in ritardo, speriamo che non lo sia anche il finale, non dovrebbe, vabbè, una telecamera, vabbè, anche perché non credo che farò un montaggio, non ci voglio. Una cosa però grave, molto grave, sulla quale ho passato la notte, la faccio breve, è che l'Air nuovo ha una, presumo, scheda wireless nuova. E adesso non mi fate entrare nei tecnicismi, perché non lo so, dovrebbe essere 802.11a, una cosa del genere. E insomma, che succede? Che sotto Mountain Lion mi è andata bene,
Vi dico la mia esperienza, non è detto che succeda anche a voi, ma sotto Mountain Lion è andata bene, su Mavericks no. Su Mavericks con il TP-Link DN approved, non va, cioè il wifi non andava. Ho dovuto mettere un D-Link di merda, che è il mio vecchio router, non ve lo posso far vedere perché è tutto attaccato, e con questo è andato. La cosa bella è che per ristallare Mountain Lion è stata un'epopea, un'odissea, perché il Mountain Lion che scaricate dallo store non è compatibile con l'Air nuovo. Evidentemente non sono inseriti, che ne so, i codici per riconoscere il portatile, e OSX si blocca e dice: no, tu questo non lo puoi installare. L'unico modo è stato far partire l'Internet Recovery, quindi Command Option R, e su molti siti io ho trovato Option R. E non riuscivo a farla partire. Se avessi trovato un sito non di coglioni, come ne esistono molti che dicono le stronzate, avessi trovato subito il sito che, diciamo, riportava la procedura corretta, avrei risolto il problema non alle 5 di mattina, ma magari un po' prima. Che poi alle 5 di mattina ho risolto alle 10 di mattina, poi, perché ho dovuto per continuare l'installazione. Comunque, solo con la Internet Recovery lui scarica un'immagine apposita di recovery per questo Air. Dopodiché scarica tutta la ISO di Mountain Lion e la installa. Mavericks è una beta, ok, ma il problema non è Mavericks, purtroppo. Perché installato Windows 8, mi ha riconosciuto la Broadcom tramite i driver di Apple, ho avuto lo stesso identico problema con il TP-Link, non è andato, e vi assicuro che è un router della Madonna, cioè non è un router di merda, è veramente ottimo. E con il vecchio router va, tant'è che ho dovuto lasciare il vecchio router, che tra l'altro mi ha anche una chiavica con la connessione, perché mi fa più disturbo di quanto non ce ne sia, cioè non mi faccia il TP-Link. Morale della favola, Windows 8 con router vecchio, al lavoro non ho avuto problemi con l'altro router, quindi il problema ce l'ho col TP-Link. Dovrebbe essere una questione di frequenze, non so adesso, io non sono così tecnico da potervi dire io cosa sia successo. Magari potete dirmelo voi, visto che ci sono molte persone esperte, magari mi seguono. Per il resto il portatile è eccezionale, è un prodotto che veramente vi consiglio, perché personalmente a me non piacciono, non so se si vede, no, non si vede, non piace, oddio, adesso mi romperanno i coglioni questo video. Ragazzi, non mi piace il Mac Pro, non mi piace il MacBook Pro, non mi piace l'iMac, non dico che non mi piace che non è bello, che non è funzionale, non sia bello funzionale, che per me non va bene. Per me il prodotto perfetto di Apple è il MacBook Air. È sempre stato eccezionale, portabilità, velocità, SSD, bello, 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 bello. Bello SX, anche se ormai ci ha rotto i coglioni da 3 anni a sta parte, Mavericks è uguale a prima, ve l'ho già detto in un altro video. E quindi con Windows 8 questo portatile vola. Perché ti compri un Mac e non ci metti Windows 8 e non ti compri un PC con Windows 8? Perché le altre marche non fanno PC come il MacBook Air. Punto. Detto questo, penso di aver detto tutto. Spero che escano degli aggiornamenti o per Java o per l'HD5000 sotto OSX. Anche se penso che comunque rimarrò con Windows 8 su quel portatile. Però OSX sta lì, c'ha la sua partizioncina così grossa. E poi c'è la partizione di Windows 8. E penso di aver detto tutto. Sì, ciao.